La vita ci riflette sempre, ma ci riflette in tantissimi modi e con tantissime sfaccettature. E soprattutto io non sono mai in grado di stabilire inequivocabilmente cosa riflette di te la situazione che stai vivendo tu. Meglio e più efficace che mi occupi di comprendere cosa riflette di me ciò che vivo io. Se riuscirò a capirlo e a utilizzarlo, avrò fatto del gran bene a tutti, senza dare eccessive indicazioni agli altri sul loro miglior comportamento potenziale. Nessuno dunque può dire a un altro chi è. Nessuno può realmente conoscere le vere motivazioni e i veri fondamenti di un altro, per quanto profondamente lo conosca. Tutto ciò che è dentro non sarà mai evidente a chi sta fuori, che potrà farsi un'opinione del dentro, la causa, solo osservando fuori, un riflesso. Non possiamo conoscere veramente nulla attraverso il suo riflesso, questo è evidente. Possiamo farci un'idea, certo, ma non sarà mai precisa come quella che può avere chi ha accesso all'analisi diretta delle cause, ognuno per sé. Qualunque interpretazione su ciò che sono gli altri è un'interpretazione, appunto, mediata da chi siamo noi e non da chi sono gli altri. E viceversa, ovviamente, questo vale anche per le interpretazioni degli altri su di noi. Ecco perché si dice così giustamente che ogni giudizio esprime molte più informazioni su chi lo emette che su colui al quale è diretto. Tutto quello che possiamo davvero conoscere è quello che è già presente dentro noi stessi, ciò di cui abbiamo fatto già esperienza in qualche modo. In Hawaii si dice che non si può spiegare che gusto ha un mango a chi non ha mai assaggiato un mango. Noi vediamo sempre noi stessi negli altri. Noi interpretiamo gli altri in base a ciò che siamo noi, consapevoli o inconsapevoli. Ogni individuo è unico e possiede uno spessore e un'intensità che non sono comprensibili attraverso speculazioni mentali. Ogni essere umano risponde a una missione di nascita che può riconoscere solo lui. Ogni situazione dunque nasconde un'opportunità di riflessione e di crescita, ma un'opportunità per noi. Non occupiamoci delle opportunità degli altri. Quando saremo riusciti a cogliere le opportunità nostre, avremo fatto il nostro miglior bene, anche per gli altri. A questo punto è ancora più evidente che nulla accade mai per caso e le situazioni poco piacevoli non necessariamente si manifestano perché noi abbiamo sbagliato. Le energie si riarmonizzano anche attraverso il nostro silenzio in risposta agli attacchi. Non abbiamo bisogno di difenderci se siamo pono. Ogni situazione porta con sé la grande potenzialità di aiutarci al recupero globale dell'armonia, se la osserviamo con distacco e ne cogliamo i suggerimenti anche d'azione. Come rendere dunque il processo produttivo al massimo? La risposta è semplicissima. Amando, benedicendo chi ci fa del male, per quanto convinto di agire nel giusto, perché secondo lui, lei, loro, noi ci meritiamo quel male. Non potrà sottrarsi all'esperienza del ritorno delle energie di attacco e di conflitto, anche nell'eventualità di essere convinto, perché distorto, di agire per il bene che mette in circolo. Per quanto non ne sia coscientemente consapevole, diamo pure a tutti il beneficio del dubbio e della buona fede, l'atteggiamento di attacco che mette in atto rispecchia solo il suo stato dell'essere e questo gli tornerà pesantemente addosso, purtroppo. L'unico sentimento che tutto questo ci dovrebbe suscitare è la compassione. Compassione che sarebbe utile a mitigare qualunque ritorno di fiamma, anche se indirizzato verso altri rispetto a noi. Non contribuiamo con il desiderio di vendetta o di ritorsione, ma anche di difesa al divampare distruttivo dell'incendio. Il fuoco che si sta generando, se noi rimaniamo centrati e amorevoli, non ci riguarda. E soprattutto non ci intaccherà. Anzi, continuiamo a benedire chi ci attacca e cerchiamo di illuminare con la nostra luce, Peakala, la sua oscurità, tutto è uno. Mandiamogli tutto l'amore di cui siamo capaci in modo da mitigare la botta che sta inviando a se stesso.
amiamolo e inviamogli la nostra luce. Potremmo così ridurre l'impatto e permettergli di soffrire meno. La sofferenza di nessuno è produttiva per la beatitudine globale, quindi augurarci che qualcuno soffra corrisponde ad augurare a noi stessi di soffrire, molto poco efficace. E questo contribuirà a far stare meglio anche noi, indipendentemente dal fatto che il nostro sentire nei confronti di questa persona sia reale o solo una nostra percezione, come è sempre più probabile. Questa è comunque sempre una grande occasione per fare il bene più funzionale, fare del bene a chi ci vuole male o pensiamo ci voglia male. Se qualcuno ci vuole male veramente, in ogni caso, non significa per forza che noi abbiamo generato quei sentimenti. Benediciamolo e illuminiamo il nostro spazio-tempo con l'augurio che ciò che sta seminando sia mitigato. Trasformiamo con il nostro amore in oro tutto il piombo che il nostro nemico, tra virgolette, sta originando per noi, perché in verità siamo sempre noi che ce lo stiamo originando, tramite lui. Anche se effettivamente fosse piombo suo, e questo noi non possiamo saperlo con certezza, poiché lo sta gettando addosso a noi, noi ce lo siamo attratti. Quindi è anche piombo nostro, nel senso che possiamo lecitamente utilizzarlo per trasformarlo in oro a beneficio di tutti. Cogliamo l'occasione per essere felici per lui di tutto ciò che non dovrà pagare, se sarà possibile contribuire a non farglielo pagare. Vendicarsi o desiderare di farlo non fa bene a nessuno, non dà nessun tipo di soddisfazione e produce solo ulteriore piombo, l'opportunità di godere e condividere grandi quantità di oro. Il nostro amore ci guarirà. Questo è il momento della svolta. Viviamolo così, con gioia e serenità. Facciamo molta attenzione a questa faccenda degli specchi, che è un meccanismo divino e in quanto divino si basa sull'evoluzione dell'amore. Perciò assumiamoci le nostre responsabilità, non occupiamoci delle responsabilità altrui che non ci riguardano e raggiungiamo la consapevolezza dell'inesistenza di qualcosa di simile alla colpa.